Ciao a tutti ragazzi, oggi giocheremo a mangiamo le cose del colore dell'uovo di Pasqua. Sì! Siete pronti? Sì! Dove sono le uova? Dove sono le uova? Secondo voi dove saranno le nostre uova di Pasqua colorate? Oh no, saranno nascoste da qualche posto. Chi lo sa? Probabilmente saranno nascoste da qualche parte. Hai ragione, Amy, perché io uova non ne ho viste in giro per casa. E ora come facciamo? Spero che ci sono, perché io sono golosina. Ok, io e Baby Andrea condurremo questa challenge. Quindi, ragazzi, guardate bene il colore delle vostre maglie. La mia è di colore verde. Non è proprio totalmente verde, mamma. Verde, verde, dai. Io ce l'ho gialla. Quella sbaccata. E tu, Auri, invece, e il tuo mi sa che è un blu, vero? No, rosa. Rosa, ma che fai? Ragazzi, avete visto il video di Noemi? No, perché uscirà a breve, ragazzi, il video di Noemi che fa ginnastica! E quindi, ragazzi, non perdetevi i nostri video e andatevi a iscrivervi al canale Cavalieri Family. E lasciate anche un bel mi piace, ok? Papi, tu e Andrea che colore ce l'avete la maglietta? Ragazzi, scrivete giù nei commenti che colore è la mia felpa. È fucsia? Blu? Oppure verde? Non lo so! Andrea, che colore è? Preparatevi, dovete scegliere una stanza per andare a prendere le vostre uova colorate! Ovvio, la mia stanza! Oh, la sua stanza, va bene, vai, vai, vai! Cosa sta cercando? Guardate qui che c'è sua sorella che sbircia! Sbircia, sbircia! Ragazzi, e voi? Avete ricevuto il vostro uovo di Pasqua? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché qua ancora Aurora non ha trovato l'uovo suo! Come no? È là! Voglio proprio vedere come riuscirai a prendere questo uovo di Pasqua. Ragazzi, non ce la farà mai, non ce la farà mai, è piccola, guardate quanto è bassa, guardate. Cosa fai? Ma è pericolosi. Ma no, ma è troppo pericoloso quello che stai facendo. Vabbè, ti do una mano io, dai. No. Non prenderai il suo uovo di Pasqua. Questo è poco ma sicuro. Ah, ma scusa, ma hai preso un bastone? Ma dove l'hai trovato? È quello per prendere i panni, i cosi dell'armadio. Guardate, ragazzi, che professionalità. Aurora, ah, si spaccherà l'uovo, se si spacca è finita. Vediamo se riesce a prenderlo. Oh, al volo. No, vabbè, ma sei stata bravissima. Quindi, Auri, il tuo colore è l'uovo di Pasqua? Fucsia! Ok, ok, ok. Mamma, 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 ce l'ha fatta. Adesso mi sa proprio che tocca a te, piccola Noemi. Voglio vedere che stanza hai scelto. Non lo so, proviamo questa. Questa? Guardate, ragazzi. Scusa, ci sono dei birilli a terra. E tu hai... Ma è partita, cioè, dove sta andando? Siamo in favore, è partita. Dove vai? Cosa stai facendo? Guarda, ma sta facendo... No, ma pure così cammini come il ragno. Ecco, subito, lei non ti sembra destino. Ma cosa sta facendo? Ma dove l'hai trovato? Come trovato? L'hai trovato così? Perché l'hai trovato? No, vabbè ragazzi, l'ha trovato davvero. Ma è proprio una ginnasta questa pulce, guarda come striscia. Che colore è il tuo uovo di Pasqua? Ma scusa, ma è giallo o arancione? È quello che è. Ragazzi, scrivetelo giù nei commenti. Secondo voi è arancione o giallo? Che qua c'è qualche problema. Mi sa che quello era l'uovo di Pasqua di Baby Andrea. Vabbè, papi, l'ha trovato, va bene così. Io ho bisogno del mio uovo di Pasqua color verde. E non so in quale stanza cercare. Ragazzi, aiutatemi voi. Secondo me il mio uovo devo cercarlo in camera da letto oppure dentro il bagno. Scrivetelo giù nei commenti e fatemelo sapere. Ma subito, ho bisogno di un aiuto. Mamma, a proposito di bagno, ti volevo dire che sono stato poco fa in bagno e sai, ho fatto una roba un poco puzzosa. Cosa? Quindi vuoi dire che non devo entrare in bagno? O forse stai cercando di depistarmi? Sì, mamma, ti stai cercando di non prendere il uovo. Ma tu vedi essere furba, non dirlo mai a papà. Giusto, Amy, giusto. Questo è il giusto approccio. Andrò a cercare in bagno. Sarà sicuramente lì il mio uovo di Pasqua. Stai andando veramente in bagno? Ma quale bagno?
destra o sinistra? Destra o sinistra? Non lo so. Scrivetelo giù nei commenti, fatemelo sapere. Qui sono due bagni e non so quale scegliere. Non troverà nessun uovo di Pasqua, ragazzi. Ho trovato, ragazzi. Papi, in quale bagno sei stato, scusa? Ho fatto delle mie cose personali, comunque. Quella è la tua destra. Grazie. Ma c'è puzza, ma scusa, c'è puzza qui. Ma lo senti che la puzza? La camera a gas. Ho trovato. Ho sentito questa cosa. Non si esce, è buonissimo questo odore. È un odore buonissimo, questo odore di cacca. Anzi, sai che c'è? Rimani qua dentro, mamma. Ciao. Rimani qui, ciao. Trovato il bottino. Ok, concorrenti, adesso arriva il bello della challenge. Sapete cosa? Voi darete a me il vostro uovo colorato e io vi darò la prossima prova. Siete pronti? Io non sono proprio d'accordo, però se dobbiamo fare così, ecco l'uovo. Bravi, datemi tutte le uova, raccoglietele, metteteli tutti insieme, grazie, metteteli tutti lì. Ok. E quindi papi, ora che dobbiamo fare? Ti ho ceduto il mio cioccolato per che cosa? Appunto... Ok, baby Andrea, possiamo andare con la prossima prova. Quindi daremo l'uovo arancione, anche se è giallo, a Noemi. A noi in bocca, Noemi. Non si apre, ok Noemi, non si apre per nessun motivo. Ti potrebbe esplodere dalle mani. Mamma, questo è il tuo. Grazie, papi. È duro, non si può neanche mangiare. Questo è il tuo. Prendilo che puoi esplodere. Forse io ho capito, forse c'è un bigliettino da sapere cosa dobbiamo fare di challenge. Noemi, sei troppo astuta e troppo furba, quindi tu sarai la prima ad aprire il tuo ovetto pasquale. Quale sarà la prova, Noemi? Dillo ad alta voce. Sfida di bullying. Ma non so giocare al bullying. Papi, io non sono molto forte a bullying. Sicuramente perderò. Io sono la più forte. Sono bravissima a giocare. Challenge numero 1. Fai cadere più birilli possibili. Signore e signori, udite udite, guardate quanti colori birilli di oggi in questo campo da bowling. Stupendo. La prima concorrente sarà Noemi. Vediamo quanti birilli butterà giù. E voi scrivete giù nei commenti il numero di birilli che farà cadere Noemi. Pronti? Via! 0! Ragazzi, 0 birilli, guardate, sono tutti qui. Aurora, sei pronta? Sì. Quanti birilli farei cadere secondo te? Uno. Ma come uno? Ok, tutto pronto. Aurora al tiro, ragazzi, scrivete giù nei commenti quanti birilli fa cadere Aurora. 3, 2, 1, via! Vediamo! Oh! No! Guardate, è rimasto, che è diverso. Guardate, ancora trema. Aurora, sei stata grandissima. Va bene papi, tocca a me. Io non sono molto brava a bullying, però secondo me, grazie all'aiuto di baby Andrea, farò strike. Ma fai tirare a baby Andrea. Quindi 3, 2, 1, via. Li vedo. Scusa. Ma è di ferro quella palla, ma scusami. Oddio papi, scusa, ma ti sei messo troppo vicino ai birilli, io sai che ci vedo poco, non l'ho fatta apposta. Guarda. Va bene, direi che questa challenge l'ha vinta Aurora. Ride bene chi ride per ultimo. Ora vediamo la mia challenge che c'è dentro questo vetto. Aspetta. La mia challenge che è dentro il mio uovo. Eccole qua!
berretto verde. Voi scrivete giù nei commenti, secondo voi chi vincerà questa challenge di tutte le challenge e chi mangerà il cibo del colore del proprio uovo di Pasqua? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Trova più uova pasquali colorate challenge. Avete a disposizione 30 secondi di tempo. Dentro questa casa ci sono delle uvette piccole come quelle che vi ho dato io, pasquali colorate, e vediamo in 30 secondi quanti ne trovate. Siete pronti? Sì! 30 secondi a partire da ora. Ma è il tuo questo, non vale. Ah, ma chi l'ha detto? Andiamo, vediamo ragazzi, guardate Noemi, cosa stai facendo? Dove vai? Piano. Cosa stai facendo? È impazzita. E ci sono non so quanti secondi ancora, quel tempo scorre e il gong è quasi vicino. Aurora, cosa stai facendo? Guardate. Ma Aurora sta prendendo le uova che non sono del suo colore. Ma fa niente, si deve prendere le uova in generale, non le belle. Colore. Non il proprio colore, colorate! Ma sei proprio scandalosa, mamma! E allora ragazzi, il tempo è quasi scaduto! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ok ragazzi, challenge divertentissima, vediamo quante uova ha trovato Aurora! Una, uno, due, tre, quattro, 6 uova pasquali per Aurora. Noemi, vediamo quante uova pasquali hai trovato tu. Scusate, cosa state facendo? Niente, qui? Niente. Cosa, Andrea, no, Andrea, c'è una faccia da furbetto. Cosa stai facendo e tu? Nulla, noi niente. Va bene, Noemi, niente, allora niente. Contiamo queste uova. E dove stai andando? Ancora le raccogli. Uno, due, tre, quattro, 5 e 6 no, questa è tua, bella. Pari merito tra Aurora e Noemi. Però ragazzi, ancora la mamma Claudia potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Vediamo che cosa ha fatto. Mamma Claudia, quante uova avete trovato voi due, furbacchioni? Fazzoletto. Ma neanche uno? No, non ne abbiamo. Ma sei scarsa! Quindi ragazzi, questa challenge l'hanno vinta Aurora e Noemi! Ma mi sa proprio ragazzi che dentro questa casa ancora c'è un uovetto da aprire e sarà proprio quello di Aurora! Vediamo cosa c'è dentro quell'uovetto. Salta la corda, challenge più secondi. Salta la corda challenge per più secondi. Vediamo chi di voi riesce a saltare per più secondi senza essere intrappolato dalla corda. Mamma, sei pronta? Prontissima. Fai vedere la corda, falla vedere. Vediamo. Guardate, la corda è colorata. Coloratissima, ragazzi. Corda pasquale. Ma guarda che cos'è? No, vabbè. Ma questo non era in programma! Ma chi l'ha messo lì? Quello è il mio uovo! È l'uovo quello blu! Io lo voglio! Ah! Ma c'è anche la corda! È di nuovo quello! 3, 2, 1, vai! Prendilo! Cosa fai? Vengo io! Sei scarsissimo! Scendi giù! Non sei proprio... Mamma Claudia, è scarsissima! Ho bisogno di Aurora! Prendilo! Ma pure tu sei così! No. Ma sei tutti così! Prendilo! Vai! Tanto sudato! Scusa, il colore della mia felpa, Papi, tutto questo per il tuo uovo di Pasqua! Porta con la challenge! Io sono calda e carica! Via col tempo! Contate voi! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, più veloce, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok, no, 19 secondi con un piccolo disturbo perché sennò qua domani finivamo domani perché mamma Claudia è molto forte in questo sport. 19 secondi per mamma Claudia, bravissima. Tocca a me, ora faccio 0 secondi. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perché? 8, ma è una dote! 11,
Treni! Mamma mia, Treni, c'era quasi! Per un momento stava per soffiarmi il podio, eh! Noemi, tocca a te! Batterli è veramente difficile! Via coi secondi! Vai! Uno! Due! Tre! Brava! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Ma mi sto spiaccicando! Ma sta venendo incontro a me! Aiuto! Scusa, 10. Ma cosa fai? Basta, fine. Io direi che questa prova è stata vinta da The winner is Noemi. È giusto? No! Ballerina, tu vai? Ultima prova, perché qui c'è un pari merito, siete tutti a uno. E quindi adesso, ragazzi, provate a rubare le carote al coniglietto cattivo challenge. Coniglietto cattivo? Ma papi, non eravamo stati informati di questa challenge? Cioè, è pericolosa. No, io non la voglio fare. Nemmeno io. Eccolo qui. Il coniglietto cattivo ha le sue carote. Guardate ragazzi, è troppo cattivo. Andrea, sei cattivissimo. Guardatelo, avete paura, eh? Vabbè, tutto sommato non è così cattivo. È baby Andrea. Ma non gli voglio rubare le carote. E quindi ragazzi, avete 3 secondi di tempo per prendere le carote. Però sappiate che lui potrebbe piangere fino a dopodomani. Aurora, sei pronta a rubare le carote a questo coniglietto? Attenzione, attenzione, come glieli dai pure, addirittura glieli dai. Ma è troppo tenero. Troppo tenero, è cattivissimo, guarda, ti prende a colpi di carote. va bene, lo faccio io. Aspetta, ne ho presa una. Ne ho presa una. Vediamo la mamma che c'ha qua, ragazzi. È velocissimo. Guardate, ragazzi. Non riesco proprio. Fatta in faccia questa carota, eh. Non è feroce, più. Guarda, sta studiando. Non ce la faccio. Non ce la faccio. La mamma si ritira, ti ritiri? Mi ritiro. Anch'io. No, rimane una concorrente. Attenzione, c'è Noemi. Vediamo che cosa fa Noemi. Cosa fai? Il coniglietto, attenzione, si sta ribellando. Sei sicuro? Sta per piangere, sei sicura? Andrea, sei stato battuto, mi spiace. A te è proprio così cattivo in fondo dei dito. Facciamo il punto della situazione. Voi, scrivete giù nei commenti, secondo voi, chi ha vinto questa challenge? Non ce le ho, non ho nulla in mano. Ho perso. Brava, giusto, hai accettato la sconfitta. Aurora! Ne avevo una, ma è troppo tenero! Noemi, la più cattiva, la più temeraria, ha vinto Noemi! Grandi applausi per lei! Applausi! Noemi, vuoi vincere? Vuoi esultare? Sì! Yeah! Complimenti, Noemi! Lo sai cosa hai vinto, Noemi? Tutte le uova di Pasqua! Pasqua. Però c'è per voi una sorpresa speciale e ve la faccio vedere subito, mamma Claudia, tu che sei tutta... Io non ho vinto niente. Sorpresa speciale? Di che cosa si tratta? Buona Pasqua a tutti! Sì, sì! Granelle, 500 milioni di granelle di pistacchio. Questo sì che è un uovo di Pasqua. Una cosa. Ciao mamma! Ma come, mi ha rubato anche un uovo di Pasqua? Ciao mamma! Sono rimasta all'asciutto senza niente! Oh. Ciao mamma! Ma anche tu! Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family e cliccare sulla campanella. Seguiteci anche su Instagram e TikTok e iscrivetevi al nostro canale Cavalieri Sisters e a blog Cavalieri Family. Ma nel frattempo ricordatevi che noi siamo i Cavalieri Family! Vediamo se riesco di nascosto a prendere un pezzo di cioccolato, un pezzettino. Ciao a tutti ragazzi! Shh, non dite niente! Al prossimo video! Buona Pasqua! Aspetta, aspetta, dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavalieri Family. Ci vediamo!